a tutti, io sono Lorenzo e benvenuti nel Crew Power Club. Oggi andiamo a vedere la mia prima partita su MTGO con Boros Synthetizer, una versione che ho trovato interessante e che vi ho voluto portare in questo gameplay online. Quindi cominciamo subito. Vediamo un attimo. Ecco qua, allora, una mano che è un po' lentina, però è relativamente buona. Io la terrei. Che facciamo keep. Contate che questa è la mia prima partita, come ho detto, quindi se vedete qualche sbaglio, un po' di lentezza, penso sia normale. Sto ancora imparando un po' di cose qui. Allora vediamo il nostro oppo cosa fa. Fa base gate, quindi un mazzo a base gate. Noi andiamo a pescare, facciamo una terra tappata e ci fa guadagnare un punto vita. Perfetto. Passiamo. Oppo fa un altro base gate. Noi faremo sicuramente un'altra da queste terre, ma prima giocheremo lancia rapida del monastero. Ok, facciamo subito terra, tanto non abbiamo fretta e attacchiamo. Ok, e passiamo. Ok, Oppo non ha giocato terra, quindi per appunto non ne avrà. Dobbiamo approfittare di questo vantaggio. Quindi cosa andiamo a fare? Qui pensavo a cosa giocare per primo. Normalmente giochiamo quest'artefatto che ci fa pescare e di conseguenza lancia rapida il monastero si pomperà perché abbiamo giocato una magia non creatura. Perfetto. Qui giochiamo terra tappata, guadagniamo di nuovo un punto vita e attacchiamo per due con lancia rapida. Bene. Come avete visto, ci sono anche le terre che producono nero, quindi diciamo che sembra quasi più mardo anche se c'è veramente poca roba. Quindi Oppo che cosa ha fatto? Ha giocato terra, non ha fatto nulla nel suo turno. Noi giochiamo terra, giochiamo un'altra lancia rapida del monastero. Qui stavo pensando se giocare immediatamente Green Talk. Lo giochiamo. Assolutamente. Riprendiamo in mano il nostro artefatto. E a due. Lo rigiochiamo. Probabilmente qui avrei potuto anche giocare Ashes of Wellspring direttamente, però. Ok, quindi le nostre lancia rapide sono aumentate tipo in forza. Attacchiamo. Facciamo 4 danni. Sempre se Oppo non ha una risposta efficace, no. Quindi passiamo, turno suo. E ok, passiamo alla sideboard. Ok, quindi considerando che
questa versione l'ho giocata diverso tempo fa e contro Gates non avevo mai giocato. Vediamo un po' cosa sai dare allora. Elettriche per le creature piccole. E ci può stare lui a falchi e gatti, quindi sono tutti 1-1. Denis Spellbomb saranno efficaci contro le sue prismatiche, come ho detto prima, anche i gatti o comunque le carte che possono essere giocate al cimitero. Qui stavo pensando sempre a cosa togliere. Ho detto magari tolgo delle Foundry Helix perché lui mette qualche cosa contro artefatti, quindi non lo so, potrebbe risultare meno efficace. Ed è un po' lentina perché comunque a 3 mi sto messo delle Spellbomb, tolgo anche degli artefatti, quindi artefatti per artefatti. I giorni ci sono, siamo a 60 carte qui. Ok, alla fine ho deciso di lasciarne una di Erika, diciamo, chiamiamola così. Ok, anche questa mano sembra buona. L'unico difetto di questo mazzo è che forse ha troppe terre tappate. Vediamo un po'. Oppo fa terra passa. Noi facciamo terra passo, semplice semplice, quella bianco rossa, sempre il prima, e passiamo. Ok, gioca un gate, un altro gate, avversario, passa, ok, abbiamo trovato una terra stappata. Pensavo se giocarlo o meno. Ho detto sì, va bene. Cerchiamo di fare subito pressione. Ok. Seeker of the Way. E passiamo. Qui ho giocato terra. Terra base stappata. Ok, passa, quindi rimane aperto. Probabilmente avrà una prismatica. Ok, noi qui giocheremo a terra, penso. O prima peschiamo. Vediamo un attimo. Ok, qui ha fatto terra tappata. Per due ho deciso di pescare. Provare a pescare. Sempre se Oppo non counter. Ok, non aveva counterato qui. Quindi si innesca Prodezza. Prende anche Lifelink, Seeker of the Way. E andremo ad attaccare per 3. Ok, entrano. E passiamo automaticamente. Per ora non stiamo messi così male. Abbiamo delle ottime carte in mano. Oppo gioca di nuovo terra tappata, un altro cancello.
A 2 gioca, no, a 3 gioca Dust to Dust. Questa fa malino, ma non così male. Abbiamo ancora due terre e una creatura per terra. Dopo possiamo fare di nuovo terra, anche se artefatto. Giochiamo Nii Spellbomb. Ok, in quel frangente ho deciso di fare prima così. Quindi prima giocare in Spellbomb, giocare terra tappata e poi fare Clean Talk, penso. Ok. Per aumentare la pressione sul board. Anche se forse è stato un po' pericoloso. Perché far rimanere adesso sul campo in Spellbomb era forte, però ho optato per fare più pressione sul board. Potrebbe starci come scelta. Oppure no? Ho tolto terra. Addirittura ho tolto terra. Vabbè, attacco per 3 qui. Quindi sempre buona pressione abbiamo. E guadagniamo altri 3 punti vita. Passiamo. Ok, squadra Nock, ottimo. Vediamo se fa qualcos'altro oppure passa. Ok, penso stia passando. Sì, quindi si tiene aperto di due mana, due terre. Ok, noi qui avevamo deciso di forzare la mano, penso di sì. Sì, penso di aver forzato la mano, cioè penso di aver sparato a falchetto, oppure no? Ho deciso di attaccare e basta. Ok. Può starci. Ok, qui rifaccio terra, immagino, sì. E poi provo a piazzare Makeshift Munitions. La faccio dopo perché tanto lui sarebbe comunque andato a fare roba su Seeker. Stranamente non l'ha counterato dopo. Stranamente. Ok, Dawnbringing Cleric, bella rogna, spaccherà sì Makeshift Munitions, qui ricordo bene. Ok, e passerà immagino. Siamo pieni di botti in mano. Probabilmente io comunque decido di aspettare. Probabilmente volevo fare più artefatti possibili per le galvaniche. Cioè, quindi raggiungere il terzo artefatto perché già ce n'ho due per terra.
Ok, un'altra terra, ottimo. Perfetto. Qui ho paura di un altro Dust to Dust. Sì, perché probabilmente... Sì, ho ripreso terra artefatto. Ok. Attacco normalmente. Non ho fretta di lanciare botti. Lui comunque penso debba parare, fare qualcosa. Ah, non ha deciso di bloccare. Questa non me la ricordavo. Meglio ancora per noi. Ok, lui fa altro falchetto. E passa. Rimane comunque aperto di domani. Io fine turno cosa vado a fare? Vado a provare a fare fulmine in faccia al mio avversario. Ok. Abbiamo vinto. Ho fatto counterspell. Turno dopo facciamo due galvanico, un galvanico a forme, quello che abbiamo vinto. Ecco qua. Ok, unica pecca di questo mazzo, come ho già detto, forse le troppe terre tappate. Però considerate che è un mazzo veramente budget, e prima che ho fatto così giusto per testare un po' MTGO, non è male, non sembra così brutto. Considerando il meta attuale, poi Seeker of the Way è una bella carta. Ok. Quindi, come ho detto, mazzo budget. Carino, non male. Prossima volta sicuramente porterò un altro, qualche altra partitella così veloce. Penso di portare Marto, quindi la versione con le cleansing wildfire che rampa. Io vi ringrazio per essere passati, ricordatevi di mettere like, di iscrivervi e noi ci vediamo ad un prossimo video di gameplay, reale o su MTG, non lo so. Ciao a tutti!